Allora siamo pronti per partire con i free biker San Severo. Siamo pronti? Ok, partiamo. Ragazzuoli, ragazzuoli, buongiorno a tutti e benvenuti in questa stupenda domenica di marzo. Oggi siamo insieme al gruppo Free Bikers di San Severo, gruppo capitanato dall'amico Michele. Siamo diretti a Castelluccio dei Sauri, presso l'ippodromo, perché c'è una manifestazione di cavalli e moto, un connubio molto interessante, dato che le nostre moto hanno cavalli. Ci troviamo ovviamente in provincia di Foggia. Questa è la prima volta che esco col gruppo Free Bikers San Severo e ringrazio ovviamente Michele per l'invito. Ragazzuoli, ma state vedendo che giornate ci sta regalando questo inverno? Ci sono esattamente 15 gradi, spettacolare! Allora, la strada che faremo sarà Lucera, Troia e poi Castelluccio dei Sauri. Quello che state vedendo qui in alto è il castello di Lucera. Questa è Lucera. Consiglio a chi non è mai stato in queste zone di venire a visitare Lucera, una cittadina di circa 30.000 abitanti, città d'arte, città storica. C'è l'anfiteatro bellissimo da visitare, il castello di Federico II, c'è tutta la parte del centro storico, il Duomo stupendo. Siamo appena entrati a Lucera, adesso la attraverseremo. Duomo assolutamente da andare a visitare, consigliatissimo. Piccolo spoiler, nei prossimi video probabilmente ci sarà una nuova modalità di riprese. Aggiungeremo un tocco diverso. Ieri ho acquistato un drone, il DJI Mini 2. Ancora non lo so utilizzare, ho fatto qualche prova ma è un po' complicato. E pertanto le prossime uscite, se la zona ovviamente lo consente, farò anche delle riprese con il drone, che hanno il suo perché. È da poco che mi sto approcciando a questo nuovo mondo. Ovviamente ho già fatto l'iscrizione sul sito della D-Flight, che è una operazione che va fatta sia per i droni che prevedono il patentino e quindi quelli dai 250 grammi in su. Il DJI Mini che ho acquistato io in realtà è 249 grammi, non prevede il patentino, però comunque prevede l'iscrizione su questo sito, anche perché a seguito dell'iscrizione viene rilasciato un QR code che va attaccato proprio sul drone. Non è altro che una sorta di identificazione del pilota che è stato abbinato a quel drone. Su internet ovviamente troverete tantissimi video al riguardo. Ci stiamo dirigendo verso Troia, abbiamo attraversato Lucera, quello che vedete infatti lì è Troia, altro paesino che vi consiglio assolutamente di andare a visitare, perché anche qui c'è tanta storia. Allora, come vi dicevo, stiamo entrando a Troia, adesso ci fermeremo per un caffettino in questo bar qui. Allora, abbiamo appena fatto colazione, siamo ripartiti altri 17 km se non ricordo male e arriviamo a Castelluccio. Ci vediamo dopo, ciao! Siamo arrivati all'ippodromo e vediamo un po' cosa ci riserva questa stupenda giornata. Ci sono altri motociclisti che già stanno arrivando. Allora, non è questo il posto da dove si entra. Probabilmente dovremo fare il giro dall'altra parte. Ok. Vediamo un po', qui ci dovrebbero essere i parcheggi. Ok. Un po' di strada bianca e lì in fondo già vedo l'organizzazione per l'ingresso.
Ippodromo dei Sauri, benvenuti. Spettacolo. È la prima volta che vengo qui. Vedo che già sono arrivate moltissime moto. E buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Wow, quanta gente. Allora, buongiorno a tutti, oggi 3 marzo, come vi dicevo, siamo all'ippodromo a Castelluccio dei Sauri e c'è un grande evento organizzato, non so da chi, moto e cavalli, connubio perfetto, qui la pista con un cavallo che si sta scaldando, sarà una gara, questo evento si chiama Saranno Famosi e qui ci stanno tutte le moto dei vari gruppi. C'è pure Michele, siamo pronti. Attenzione. Tutti i tipi, pure l'evento delle Vespa. Sì, delle Vespa, Vespa infatti, Club. Vespa Club. Questo è organizzato insieme alla Vespa. Sono amici vespisti di dove? Boh. Questi sono il gruppo Grosseto, Vespe Foggia. E qui si magna. C'è un bel panino, tutto mattina. Ci vorrebbe un bel panino, mamma vero? Mia. La forchetta bella calda calda. Dai. E poi scusate, ma piccolo. What this is? Si dice, no, what is this? Bread. Mamma mia, ma questo è un bestio, come si suol dire. Bello. No, non è più grande. No, vero. 4 kg, più grande. 12 kg. Ah, bene. Però non lo prendo perché non va quasi, quasi diventa tanto. Cioè, scusate, giusto per far capire quant'è. Stanno arrivando altre, ovviamente. Oggi grande affluenza. Ippodromo dei Sauri, Foggia. Si sono organizzati. Allora c'è Luciano. Ci stanno tutti i gruppi, questi sono i briganti del Gargano. Nel frattempo guardate quante moto sono arrivate. Lasciamo il posto ai nuovi arrivati e continuano ancora ad arrivare moto, una cosa bellissima. Guardatela, guardatela, quanto è stupida. Allora, vi devo dire la verità, non ho idea di dove siamo. Credo che sia Borgo Segezia, ma non ne sono sicuro, non ci sono mai stato qui, non lo so. Vediamo un po', ci prendiamo qualcosa qua al bar. Allora mi correggo, Borgo Incoronata, Foggia, pardon ai foggiani, è la prima volta che vengo in questo posto. Abbiamo fatto una piccola sosta qui al bar, adesso si rientra a casa. Ragazzuoli, ragazzuoli, la giornata volge al termine, sono quasi le 13, stiamo rientrando a casa. Oggi giornata veramente in ottima compagnia. Di nuovo grazie a Michele per l'invito e anche a tutti gli altri partecipanti. Ci vediamo al prossimo video, ciao!